Nel CSI 2019 della Bagnaia abbiamo scoperto un giovanissimo talento che vive in una famiglia ormai dedicata ai cavalli ed è Marco Matteucci, che ha appena vinto una gara proprio pochi minuti fa con una cavalla eccezionale. Ciao Marco. Buongiorno. Com'è stata questa bella vittoria? È arrivata proprio nel finale con un tempo eccezionale. Allora, il merito è soprattutto della cavalla e anche dell'istruttore che c'è stato dietro tutta l'estate. Che poi è il papà. Certo, mio padre. E, è stata una gara molto divertente anche a livello del campo, che non ero mai stato in erba. E a parte questo tutto a posto. Mi sono divertito. È riuscito a spingere sugli ultimi tre salti molto più, come si dice, è stato molto più veloce sugli ultimi tre salti e quindi si è aggiudicata, però non merita tattica di gara, super. Ascolta, un concorso molto particolare questo, con una grande tradizione ma come puoi vedere anche la sera tanta modernità, quindi feste, c'è voglia di divertirsi, non solo di vincere. Ti sta piacendo? Bellissimo, finora è il concorso più bello che ho visto. Siamo stati in qualche posto in Italia, però questo è il posto che ha più l'atmosfera del concorso per me e mi piace tantissimo. Senti Marco, la ciliegina sulla torta è proprio il fatto di vincere tra virgolette in casa, perché se non sbaglio tu non sei molto lontano da qui. No, non si viene da Siena, ci vuole 10 minuti arrivare qui, io mi sveglio tardi sempre, quindi ci metto anche di meno, mi conviene. Ok, in conclusione direi, visto che oltre a non avere lontano la scuderia dal posto, abbiamo qua vicino anche l'istruttore, quindi come faceva Raffaella Carrà, Marco, sei pronto ad incontrarlo? Perché lui è qui! Mauro Matteucci! Neanche un abbraccio! No. Era la sorpresa finale, ti facciamo i complimenti. Grazie. E quindi ha solo 18 anni. E 4 mesi ha ricominciato ad andare a cavallo perché non ne voleva sapere, poi 4 mesi fa l'è riscattata la molla, dice ma io quasi quasi andrei a cavallo, e 4 mesi ha fatto tutto, l'ho comprato questa cavallina così, un'occasione, pensavo così per farlo giocare, invece è arrivato fino a qui, ora speriamo bene, speriamo continui, c'ha anche un fratello che fa queste cose. Sì, lo sappiamo bene. Sì. Vabbè, in bocca al lupo. Grazie. E complimenti a Marco Matteucci. Grazie.